una guida facilitata per rendere fruibile a tutti il piano storico del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. L'iniziativa, presentata a Palazzo Lascaris, è stata realizzata dalla cooperativa sociale La Bottega, con il contributo della Fondazione CRT. Si tratta della prima guida museale italiana che rispetta le indicazioni europee in materia e che si pone l'obiettivo di abbattere le barriere che limitano l'accesso all'informazione e alla fruizione culturale alle persone con disabilità intellettiva. Dottoressa, qual è l'utilità di questo progetto? L'utilità è quella di rendere accessibile una struttura museale come quella del Museo dell'Automobile a persone con disabilità intellettive lievi. Si tratta di una guida che è realizzata secondo le linee guida europee per la scrittura facilitata, l'Easy to Read, ed è un progetto dell'Associazione Europea Inclusion Europe. Noi abbiamo realizzato questo progetto insieme ad un'altra iniziativa importante legata proprio all'editoria facilitata, nella convinzione che la cultura debba essere accessibile a tutte le persone, quindi perché le barriere che impediscono la disabilità di accedere anche all'arte, al bello, all'informazione non sono solo quelle architettoniche, perché ci sono delle barriere intellettuali spesso molto alte, difficili da valicare, a cui difficilmente si pensa.